Bandi Libri e altre cose, organizzato da Mente Locale, con il contributo del Comune di Pescara, del main sponsor Deco e dei project sponsor Casal Tavolero, Metamer, Coca-Cola e Outboard. Sarà iniziare l'incontro di Daniela Dalimonte, che presenta Un anno e altri giorni, con Lucia Guida. A seguire Mariana Crescenti e Franco Bettolini. Alla fine della presentazione invitiamo il gentile pubblico a lasciare la sala in modo da permetterci di allestirla nuovamente. Buon fla! Grazie. Allora. Intanto da parte mia e di Daniela, poi le lascerò il microfono per farle fare i suoi saluti, e un grazie per aver scelto noi tra la pletora di eventi che ci sono stasera e che coinvolgono positivamente e fortunatamente tutta la città di Pescara, e grazie a FLA per averci ospitati. E stasera siamo qui per presentare un'opera che è nata nella primavera del 2019. E adesso vi vorrei un attimo parlare di Daniela. Qualcuno la conosce già benissimo, direi una buona parte insomma del pubblico in sala, però mi farebbe piacere parlarne un po', e poi farò un pochino sentire le mie impressioni su questa siloge di poesie, e poi fare un'intervista a tutto tondo, ma non anticipiamo nulla. No, assolutamente. Allora, intanto Daniela è nata a Rocca Morice ed è una donna che oserei definire poliedrica, perché ha moltissimi interessi. Nella vita svolge attualmente la professione di dirigente scolastico, però si è occupata e si continua a occupare di tantissime cose. Quindi, per esempio, è stata giornalista pubblicista, ha collaborato quindi con la testata Il Centro, ed è una studiosa e appassionata della storia della lingua italiana, del dialetto, e quindi autrice di saggi e volumi linguistici che riguardano in particolare la parlata abruzzese e la toponomastica. È cultrice di dialettologia e linguistica italiana presso la Facoltà di Lettere dell'Università d'Annunzio, e di linguistica e linguaggi settoriali presso la Facoltà di Scienze Sociali della stessa università. Tra l'altro Daniela è anche direttore artistico di una miriade di premi nazionali di grande spessore. Per cui la vediamo come direttrice quindi al Premio Nazionale Parco Maiella dal 2007, dal 2014 direttrice artistica del Premio di Poesia Dialettale Meis di Rocca Pia, organizzatrice di manifestazioni e eventi culturali che sono tutti finalizzati alla promozione e alla valorizzazione di quello che è il dialetto nostro abruzzese, ed è presente in svariate giurie di premi di poesia dialettale abruzzesi. Nel 2016 ha ricevuto più che degnamente il premio cultura della città di Mosca. Io intanto le passo la parola perché insomma saluti, poi magari andiamo a vedere un attimo. Sì. Va bene. Allora, grazie innanzitutto alla cara amica Lucia, che è emozionata come ho detto più di me, e questo mi fa piacere perché l'amicizia si fonda anche su queste emozioni vere. Lei, da quando le ho detto se voleva presentare il mio libro, ha subito accettato, ma davvero partecipando emotivamente forse più di me, quindi grazie per questo, grazie per essere qui, grazie perché lo fai con sincerità e questo mi fa... Diciamo che sono favori che ci siamo scambiate in maniera continua, perché anche Daniela mi ha fatto l'onore e il piacere di presentarmi più volte, quindi sono cose belle, sono favori che si ricambiano con affetto e con piacere. Sì, all'insegna come sempre della stima e dell'amicizia. E poi grazie a voi per essere qui stasera, davvero vi ringrazio con tutto il cuore, innanzitutto perché avete dedicato una parte del vostro tempo a me e a queste poesie, ma soprattutto alla poesia, perché mi piacerebbe parlare di poesie e poi magari alla fine sentire anche voi. E poi perché so che ci sono tanti eventi, so che è sabato sera, quindi ognuno di noi poi ha altre occupazioni, quindi davvero grazie. Poi questo libro io a Pescara l'ho già presentato altre volte e molti di voi sono già venuti alla presentazione fatta nei mesi passati, quindi grazie per essere ancora qui presenti e per testimoniare questa vicinanza che mi fa davvero bene, insomma mi riscalda il cuore. Capisco che oltre a questo bell'ambiente culturale che abbiamo creato a Pescara c'è anche un'amicizia, un'empatia, c'è una fiducia, e questa è una bella cosa, perché molte volte invece la cultura è legata
ad altri valori che non sono sempre positivi, ma in questo caso io invece vedo tanta positività e quindi vi ringrazio davvero, davvero per essere qui. Tra l'altro un saluto affettuoso va anche a Paolo Fiorucci, che avrebbe dovuto essere qui con noi, il libraio di notte, qualcuno lo conoscerà già, e che non è con noi perché ha subito un intervento e quindi adesso sta trascorrendo la sua convalescenza. Allora, la Siloge vanta una prefazione di un personaggio estremamente famoso qual è Federico Moccia, che io non leggerò. E tra l'altro vanta un ottimo commento da parte di Antonio Riccardi, che come ben sapete è un critico e poeta parmense, che ne hanno apprezzato la versatilità. Io comunque l'ho voluta un attimo mettere nero su bianco e poi magari andremo a fondo con l'aiuto di Daniela. È formata intanto un anno e altri giorni, è formata da due sezioni, un anno, di 12 liriche e altri giorni che invece è costituita da 17 componimenti. Un anno ha una scansione mensile, quindi ripercorre il calendario ripartito in 12 mesi, che fa secondo me un ottimo contrappunto ad altri giorni con l'approfondimento dei pensieri e delle riflessioni di Daniela su un terreno comune in cui compaiono una natura che è intesa come, anche come quotidianità e umanità, i quattro elementi vitali di terra, aria, acqua e fuoco. Questa è una cosa che forse secondo me vale il caso di mettere in evidenza. Lo direte attraverso molte declinazioni e quindi qui penso a tutte le parole che ricorrono in queste liriche, a quando evochi le nuvole, il vento, il sole, ma anche il fuoco, il cielo, la pioggia. E poi c'è anche la cerebralità più autentica di Daniela attraverso il tema del ricordo, della memoria dolce ma anche dolente, del tempo che scorre con una incessante impassibilità, degli imperativi categorici che popolano la sua vita, accettati con ottimo uso di resilienza, che ci aiutano in questo caso, insomma, in questi imperativi dosati, ripeto, con un uso attento di resilienza, a imparare a vivere e non semplicemente a sopravvivere. Il libro di Daniela non è un concentrato semplicistico di ricette da cogliere al volo, dopo esserci riconosciuti nelle sue puntualizzazioni poetiche, quanto piuttosto una precisa e trasparente disamina di quanto crescere, diventare consapevoli del proprio valore e della propria esistenza sia complicato e quindi faticoso, ma anche ricco di quelli che io definisco da sempre i puntini luminosi. Cosa sono i puntini luminosi? Sono piccoli sprazzi di felicità, talvolta inattesi e sorprendenti, che sublimano il nostro cammino quotidiano, quella che è la nostra vita giornaliera, sgombrandoci la strada dai detriti propri e altrui che immancabilmente incontriamo. Quindi grazie anche, ma forse a questo punto io direi che è soprattutto a ciò che io chiamo la bella poesia, perché Daniela è una poetessa che fa bella poesia, perché c'è poesia e poesia. Quindi a versi in questo caso di piccolo formato ma di grande consistenza. Io le considero trine preziose con cui ornare i nostri pensieri e le nostre azioni di un anno e altri giorni sempre. Questa è la mia visione del suo libro. E adesso andiamo invece a quella che è la vera e propria intervista. Non so se vuoi aggiungere qualcosa oppure se sei pronta per questo fai di fine. Domande. Allora, io vorrei iniziare col proporvi una cosa, perché voi siete venuti qui ad ascoltare questa madrina e questo battesimo poetico. Però vorrei che toccaste con mano quella che è la poetica di Daniela. Quindi inizierei con una lirica. Premetto che le poesie saranno soltanto tre, magari ne vorrà aggiungere qualche altra, qualcun altro vorrà magari alla fine intervenire, lette in base a quello che è il mio senso poetico, il mio gusto personale. Daniela non è assolutamente al corrente di quello che andrò a chiederle, quindi è un'intervista al buio. Allora, la prima lirica è tratta dalla sezione Un anno e si chiama Mille gioie e strade larghe. Mille gioie e strade larghe. Non mi dite che la vita ci conduce mille gioie e attraversa strade larghe. Io cerco il senso del respiro anche nell'arrovellarsi del chiodo al tavolaccio, nel sereno del cielo in riva al mare, presso un porto, nel vento caldo di luglio, nella noia al pomeriggio.
per me è fantastica e vi spiego perché. Perché in questa lirica brevissima, essenziale, però estremamente diciamo corposa, consistente, è un po' racchiusa quella che io considero la filosofia esistenziale aliena. E il verso che mi ha colpita quando tu la scegliesti proprio nella primissima presentazione, credo, e che voglio riproporre alla vostra attenzione, e adesso ve lo leggo proprio, è nella geniale semplicità dell'arrovellarsi del chiodo al tavolaccio. E io su questo chiodo al tavolaccio che si arrovella, questo ci ho un attimo pensato, insomma riflettuto, e quindi ho pensato: che cos'è questo tavolaccio? Un piano su cui poggiarsi per riposare? Uno scudo con cui difendersi dai colpi della vita, che dà a tutti noi tuttavia quello che è il senso, la forza di quella che è la tua, che è il tuo lavoro mentale. Quindi Daniele è una donna di pensiero, una studiosa, ma come giusto che sia, anche un'ottima cultrice di elementi semplici e quotidiani legati alla tradizione. Qual è per te il senso, il segreto del buon vivere? Lo so, è una domanda, però hai fatto una domanda, sì, cercherò di sviare un po'. Tanto, dunque, io non so se ci sia un segreto del buon vivere, non so se la nostra vita può essere intesa come una buona vita. Dipende molto da come noi viviamo, da come noi concepiamo anche l'esistenza, da come effettivamente noi affrontiamo la nostra esistenza. Io, per una mia propensione, ho una visione della vita molto, non dico dolorosa, ma molto impegnativa. Per me vivere la vita è un duro lavoro e molte volte non mi sento preparata ad affrontare questo lavoro, molte volte mi pesa, come magari in questa poesia dove effettivamente questo arrovellarsi del chiodo al tavolaccio, in questo io anche con la fonetica, io volevo dare proprio questo senso di fastidio, questo senso di, come dire, di fastidio proprio, sì, ma anche di fastidio fisico e mentale che a volte la vita può essere. E quando parlo del porto, perché dico l'arrovellarsi del chiodo al tavolaccio, oppure è un porto, perché nel porto c'è la partenza. E nella partenza c'è la partenza e l'approdo, ma c'è la possibilità di sperimentare cose diverse, nuove, c'è la possibilità di andare e al limite anche di tornare. Poi penso al porto che era sepolto per Ungaretti, e che effettivamente è anche il luogo dove il poeta appunto si inabissa per andare a cercare la parola poetica, quella parola, l'unica parola di cui ha bisogno, quella che è necessaria, quella che è effettivamente la poesia che vuole scrivere. Funziona anche quello per il suo messaggio. Sì, sì, però ecco, è difficile definire qual è qual è il segreto del buon vivere. Io non so se ci sia un segreto. Io scrivo poesie quando sento di dover riscrivere. E diventa per me vitale scrivere. A volte nel corso della mia vita ci sono stati dei momenti in cui era davvero vitale scrivere anche per riuscire a sopravvivere, e quindi l'ho legata sempre a una contingenza la scrittura. Mai hai anticipato una domanda, mai a un'occasione, sempre a una contingenza. Io quando avevo cominciato a scrivere, scrivevo non perché volessi pubblicare, ma questo l'ho sempre detto, lo voglio ridire, perché non c'era in me questa volontà di mettermi in mostra, di pubblicare. Il mio editore, che qui è, che ringrazio, Marco Sorfanelli, conosce bene la mia storia. Io non mi sento una poetessa, ci sono, come dire, inciampata nella poesia, perché avevo scritto delle cose e le avevo messe nel cassetto. Un giorno, parlando con Vito Moretti, che io ricordo sempre, ricordo anche questa sera, è stato un po' il mio punto di riferimento insieme a Gino Creati, entrambi purtroppo non ci sono più, ma sono stati da Moretti i miei maestri. Il Gino mi corresse le prime volte che io cominciai a scrivere poesie, dicendomi: questo va bene e questo non va bene. Vito Moretti, sapendo che io avevo queste cosine nel cassetto, un giorno mi disse: fammele vedere. Proprio così è andata. Io le dissi: te le faccio vedere, però. E poi lui mi rispose con una email in cui già aveva messo queste poesie in ordine, mi aveva fatto la prefazione, mi aveva dato anche il titolo dell'opera.
l'aveva data al Marco Solfanelli per conferme, quindi così è nata la mia piccola avventura poetica. Poi questo è un seguito, sempre grazie all'incoraggiamento di Vito, però ecco, ripeto, sono episodi molto limitati, infatti oggi dicevo anche alla mia amica che forse per un po' non scriverò più poesia, perché non è semplice scriverla. Affatto. E non è semplice nemmeno mostrarvela, perché effettivamente è un po' mettersi a nudo, voi lo sapete, perché siete tutti quanti voi che siete qui, molti di voi sono scrittori di poesia, come me siete bravissimi scrittori. E a questo punto devo fare questa domanda. Sapete darci queste emozioni, quindi sapete quello che sto dicendo e magari vi ci riconoscete anche voi. Quindi a questo punto, mi ha anticipata, ma mi fa piacere perché innanzitutto poi hai chiamato in causa due grandi poeti, Creati e Moretti, che voglio dire veramente creatori di quella che io chiamo bella poesia, quindi opere in cui forma, consistenza, contenuto, tecnica si amalgamano talmente bene da risultare un tutt'uno, un unicum, quindi insomma. La poesia, ne stai parlando adesso, io mi ero posta questa domanda: cos'è? Scrivere spesso metodicamente come magari fa qualche altro poeta, quindi non so, nulla lì è sine linea, oppure una specie di insight, come lo dicevano, come insomma ne parlavano i psicanalisti, quindi un lampo luminoso, netto, immediato, quello che si manifesta magari in momenti precisi, non programmati, e che dice Daniela, ti costringo a scrivere. Allora, io rispetto tutti i modi di fare poesia, perché ognuno di noi magari ha un modo diverso, e quindi io adesso dirò cos'è per me fare la poesia, però questo non significa che la mia idea sia la migliore oppure che non mi piacciono le altre modalità. Allora, io per me fare la poesia è questo. Innanzitutto, come ti ho detto prima, è una necessità. Quindi quando c'è questa necessità di scrivere, io scrivo. Quando non ne avverto la necessità, io posso restare un giorno con la penna in mano sul quaderno, io non riesco a scrivere nulla, nemmeno una parola. Quando invece sento questa urgenza, io scrivo, e scrivo quello che penso in quel momento, perché è giusto che la scrittura sia ciò che noi abbiamo dentro, e dobbiamo essere sinceri con noi stessi e scrivere davvero ciò che abbiamo detto, non ciò che pensiamo possa essere poesia, ma ciò che sentiamo l'urgenza di dire in quel momento. Dobbiamo essere innanzitutto onesti con noi stessi se vogliamo fare vera poesia. Dopodiché, dopo aver, come dire, scritto, quindi dopo questa epifania, voi capite bene l'importanza di questo termine, è chiaro che per me la poesia non è solo questo. Per me la poesia vera poi è tornare su quelle parole, tornare su quella epifania, tornare su quella creazione e lavorarci sopra anche mesi, anche anni. Io tra una raccolta e un'altra ricordo che sono passati, se non sbaglio, 5 anni. Prima del 2014. E in questi 5 anni molte di queste poesie che sono state pubblicate 5 anni dopo già erano pronte, però io ogni volta sentivo il dovere di tornarci sopra e di limarle, di trovare la parola giusta, quella che non poteva essere diversa da così com'era, sia dal punto di vista fonico, cioè del suono, che doveva essere quel suono, quella parola, e sia dal punto di vista proprio stilistico, di contenuto. Soltanto quando mi sono accorta che quelle poesie non potevano essere più cambiate, allora ho detto, ecco, questo è il momento. E voglio dire una cosa, Lucia, perché altrimenti, quando io ho avuto questo grande onore di far leggere le mie poesie a Antonio Riccardi, che prima Lucia giustamente nominava, per me è stato un onore, perché Antonio Riccardi è uno dei più grandi poeti contemporanei in Italia, pubblica per Mondadori e ha fondato questa Semilibri insieme a Federico Moccia a Roma. Bene, lui, quando lesse queste mie poesie, mi chiamò un pomeriggio e mi disse: guarda Daniela, puoi parlare? Io disse assolutamente sì, e mi disse puntualmente per ogni poesia quello che secondo lui andava bene, quello che era bello, ma anche mi disse in alcuni casi
che lui avrebbe cambiato qualcosa in alcune poesie. Mi disse: guarda, io qui farei così, qui o renderei la poesia un po' più difficile oppure la renderei più semplice, ma spiegherei il perché di questa semplicità. Prova a cambiare, prova e poi ci risentiamo. Allora io mi misi subito all'opera, guardate, presi queste poesie e cominciai a rivederle. Ma io non riuscivo a cambiarle, perché per me quella era, cioè non poteva essere diversa da come io l'avevo concepita, da come l'avevo creata e poi elaborata. Io non riuscivo, perché non sarebbe stata più la mia poesia. Con tutto che queste, probabilmente queste, come dire, queste idee erano anche migliori, perché mi venivano comunque da uno scrittore famoso, con esperienza, quindi per dire: ma come, tu non accetti i consigli di Riccardi? No, non è perché non li accetti, io non riuscivo a cambiare una sola parola di quelle poesie. E poi l'ho chiamato e gliel'ho detto: guarda, io non ci riesco. E lui ha capito bene questa cosa. Ed è lì, ecco, questo, in questo connubio, Lucia, che io credo risieda per me l'idea di poesia. Non so se sono stata chiara. Insomma, sono idee corpose, nel senso che, voglio dire, nulla è semplice, e comunque anche la stessa semplicità è complessa. Sì, e sì. In ogni caso, ecco, quindi parlando di vita vera e di poesia, visto che ci siamo, è la prima a influenzare la seconda, oppure la poesia può costituire uno stimolo oltre a essere celebrazione della vita? No, è la prima, per me è la prima che influenza la seconda, cioè la vita che influenza la poesia. Perché io, man mano che scrivevo queste cose, anche prima, ma man mano che scrivevo questo, veramente ritrovavo tutta la mia vita. E quando parlavo, io ho usato questa esperienza un anno e altri giorni, un anno perché, come ha detto Lucia, ripercorro un anno, quindi con i mesi, ma il nome del mese mi è soltanto... mi serve soltanto come appiglio per parlare, sì, poi di quello che quel mese mi ricorda e nello stesso tempo mi suscita. Per esempio, Lucia, adesso che tu mi hai fatto questa domanda, noi andiamo sempre a braccio, posso leggere una cosa? Ci mancherebbe. Allora, la prima poesia che si intitola Pensavo, e quindi parte da gennaio. Io, partendo da gennaio, quando ho scritto questo, mi si è aperto uno squarcio in cui io ho visto i miei genitori, ho visto casa mia e alcune cose della mia infanzia che sono dentro di me, che ancora adesso faccio fatica a, come dire, a parlarne, però in questa poesia io sono riuscita, cioè credo veramente, parlando di gennaio, mi si è aperto tutto un mondo che forse avevo dentro e che qui un po' l'ho tirato fuori. Io ho scritto questo: così pensavo che alla neve avessi prestato il colore dei tuoi occhi e a gennaio un motivo per tornare alla mia infanzia con il freddo nelle mani e un niente spensierato che abbracciavo. Ma la sera avevo tutti i conti in tasca e un domani sbarazzino ad aspettarmi. E io qui mi ricordavo la sera davvero, cioè non avevo nulla, ma avevo tutte queste aspettative, no? Che abbiamo avuto anche noi nel nostro futuro, nella nostra vita, e quello davvero era un tesoro. Ora, la differenza, scavo nel momento che mi aggioga, faccio i passi e sono sempre punto a capo, e non trovo via di scampo che mi salvi o inganni questa mia malinconia. Quindi mi si è aperto questo spazio dell'infanzia che mi ha fatto riflettere davvero sul fatto che forse prima, quando non c'erano molte cose, non avevo molto. Io vengo da una famiglia che sono nata quando mia madre aveva già 45 anni, mio padre 47, quindi una famiglia, come dire, sono stata sempre, questo lo dico sempre, molto sola. Le mie sorelle erano già fuori a studiare, io non avevo nulla, non avevo molti amici, passavo il tempo con i libri, leggevo, cioè, e però mi ricordo che la sera davvero, quando andavo a dormire, dicevo, avevo tutti questi sogni per me, tanti, e dicevo, ma ho tutto il tempo per fare tantissime cose. Poi quando si arriva invece, come dire, a ripensare adesso queste cose, dico, forse ho raggiunto tante cose, però
Mi manca quella serenità, mi manca quella idea di poter ancora fare tanto, di avere tutto per possibilità. E adesso le possibilità sono di meno. E questo fa venire fuori la malinconia. Quindi attraverso l'idea di gennaio, attraverso l'idea del freddo, ho ricordato un ambiente della mia casa, ho ricordato i miei e è venuta fuori questa poesia. E ve l'ho voluta raccontare per farvi capire. Allora, io avevo preparato un'altra poesia da leggere, però è giusto che tu abbia dato, diciamo, in qualche modo seguito a quella che è la tua emotività, perché per me la poesia è anche emotività. E quindi vado avanti con questa intervista. Daniela è figlia della Maiella, lo possiamo dire in maniera molto serena, quindi la natura è celebrata davvero a 360 gradi in questa trilogia di poesia. Questa scelta sicuramente è una scelta legata al tuo vissuto, alla tua biografia, però in realtà, ecco, adesso che hai deciso un'ambientazione della tua vita più cittadina, che cos'è la natura per te? Cioè, che cos'è oggi per te la natura e in questo caso perché l'ha voluta fortemente presente questa natura in tutte le tue poesie? Perché non c'è una poesia in cui non c'è un aggancio, un rimando, ecco perché io mi ero all'inizio appellata ai quattro elementi naturali. E così, insomma, e la missione è sicuramente della tua vita, però dici qualcosa anche tu. Allora, il fatto che io porti sempre elementi della natura è perché la mia poesia parte sempre dallo sguardo, è molto visiva, e quindi parto dall'osservazione di ciò che ho attorno. E quindi della natura che mi circonda. Però anche qui, guarda Lucia, il fatto che magari tu dici che tu hai trovato magari alcuni paesaggi piuttosto che altri, ma è sempre lo stesso discorso di prima, cioè quel paesaggio, quell'elemento della natura mi è funzionale poi per riagganciarmi a una mia emozione, a un mio vissuto, a qualcosa che ho dentro. Quindi dall'osservazione andare poi a rielaborare un mio pensiero, una mia emozione. Certo, le immagini della natura che mi sono. Non distingo molto tra immagini, di città piuttosto che altri tipi di immagini un po' più selvagge, tu prima nominavi la montagna. Non li distingo perché entrambi possono darmi degli appigli per poter poi scrivere delle poesie. Così come per esempio ce ne sono alcune in cui parlo magari del mio giardino piuttosto che della montagna, ma parlo anche del mare. Per esempio c'è la poesia Dicembre dove effettivamente io parlo di una città, parlo della città e parlo proprio del pullulare della città a dicembre, che è qualcosa che. Una festosità che però anche in questo caso è ferita, dolente. Infatti io li scrivo che dicembre è una tregua. È una tregua rispetto a quello che normalmente può essere, la routine della vita, l'impegno della vita e dell'esistenza. Dicembre è una tregua perché in questo calore che magari emana la città, con il rosso alle vetrine, dico io, con la gente frettolosa che fa gli ultimi acquisti sul fare della sera, ecco, c'è questa idea proprio di calore e quindi di unità, di familiarità, di solidarietà. Penso un attimo a Leopardi quando scrisse La Ginestra, no? E dice questa comune sorte, questa sorte che ci accomuna, e lì un po' c'è questa idea della sorte che accomuna, perché in fondo, lo dicevo prima anche alla mia amica Angela, siamo tutti profondamente umani, e quindi insomma in questo. Fortunatamente c'è rimasto insomma l'umanità Sì. in qualche modo per esaltare la nostra essenza forse più pura. Allora, io non so, vuoi che legga un'altra poesia? Ne ho preparate due. Ah, assolutamente sì. È Un pugno di pensieri. Per chi ha il libro è a pagina 28. Un pugno di pensieri. Anche stasera avvolgerò un pugno di pensieri nel lembo di cuore che mi avanza per te e che sempre mi offrirà il suo conto. Per me, che me ne vado raminga a raccogliere i semi di felicità che non servono ad altri, ho
ogni ricordo e respiro che nasce e si trattiene, e fiamma che traspare da lontano e da vicino. E bastano queste quattro mura e questa penna per dire che il giorno comunque è passato e che ho fatto bene finta di averlo vissuto. Per me, guarda, qua c'è la tua vita, c'è l'idea della poesia che hai. Insomma, voglio dire, che poi tra l'altro, ecco, come abbiamo già rimarcato con questa mini intervista, sono permeate, insomma, permeabili, sono aspetti complementari di quella che è la tua essenza di donna. Sì, non potrei scrivere diversamente, proprio perché, come ti ho detto, quando io scrivo sono profondamente me stessa e cerco di dire, di essere onesta con me, cioè di dire veramente quello che penso. Quindi poi nelle mie poesie si ritrova quello che è il mio vissuto, che è la mia vita, che sono appunto i miei pensieri, come in questo caso, e anche un po' questa filosofia che io ho elaborato nel tempo e che credo poi, volente o nolente, è un po' il fil rouge di tutte queste composizioni, perché adesso che tu lo leggevi, effettivamente quando lo legge un'altra persona poi ci si rende anche conto di più di quello che ha scritto, e quando io dico e bastano queste quattro mura e questa penna per dire che, insomma, da lì era torna bambina, quando invece bastavano quattro mure e un libro per spiccare il volo, non so, sì, però adesso c'è la penna, sì, però capito, per dire che la vita comunque è vissuta, che anche oggi è andato e che ho fatto bene finta di averla vissuta, perché a volte noi ci troviamo anche un po' ingabbiati in un ruolo in cui dobbiamo far finta. Quando io dico un'altra poesia con i sorrisi nel paniere da offrire, perché molte volte noi ci troviamo costretti a offrire i nostri sorrisi, no? Perché la vita ci dà anche questo. Fa parte del gioco, e quindi molte volte quando poi la sera ti trovi, ecco il senso di questa poesia, che quando la sera poi ti trovi con te stessa entro le tue quattro mura con la tua penna, allora dici ho vissuto anche oggi ho fatto bene finta di avere vissuto. Allora il tempo è un altro fil rouge di questa trilogia. È un leitmotiv, quindi una situazione ricorrente, inteso come flusso incessante, mi sono appuntata, che non conosce tregua, perché io sento questo tuo afflato, questa tua considerazione, ripeto, da un lato che ha un po' della sofferenza, un po' sofferente, e il tempo che qui si è andito in ogni lirica, nei primi 12 frammenti poetici, io li chiamo frammenti poetici, ma sono poesie compiute, attenzione, di questo personale calendario di Daniela, e poi nei giorni che restano, perché la siloge, lo ricordo, si intitola Un anno e altri giorni, e caratterizzano quindi caratterizzano la seconda sezione, un tema che tra l'altro era già ricorrente nella tua opera precedente, che appunto si chiamava La geometria del tempo, come abbiamo già detto, edita sempre da Tabula Fati nel 2014. Per Daniela, che è al tempo stesso, in un mix fantastico, donna, poeta, dirigente, madre, persona, il tempo che cos'è? Il tempo, sì, l'altra silloge si intitolava La geometria del tempo, perché lì cercavo poi, ecco, su suggerimento appunto di Moretti, però quel titolo mi era congeniale perché riuscivo con questo titolo a far intersecare lo spazio, cioè il luogo in cui la poesia nasce, con il tempo. E con il sentimento del tempo, perché in questo io mi sento molto, di nuovo Ungaretti per me è un punto di riferimento, ma soprattutto c'è quella concezione del tempo personale. Per me il tempo lo creiamo noi. Sicuramente, indubbiamente. Lo creiamo noi, e c'è proprio questa filosofia. Io ho voluto dire questo nelle mie opere, non so se quando si legge traspare questa idea del tempo, che siamo noi che lo creiamo e siamo noi che effettivamente nel ricordare ciò che è stato andiamo appunto a creare, a concretizzare e nell'immaginare quello che sarà anche. Anche se mi è molto difficile scrivere poesie dove io parli del tempo immaginando come sarà. Invece riesco sempre
e devo sempre parlare del tempo passato per sentirlo ancora mio, e anche del presente, per sentirmi in questa lata, è quello che è appunto l'atto. Sì, e che io ho entrato a una tematica che si ricollega a un'altra tematica importante per te, che è quella del ricordo, della memoria, che tu definisci in una poesia che adesso sto per leggere, un raggio di sole al tramonto. E la poesia si intitola appunto Il tempo che passa. Il tempo che passa. Se poi mi insegnassi a capire questo tempo che passa, il senso dell'esserci e del dirsi, il ricatto degli occhi, io tesserei finalmente trame serene di gesti, palpiti di cuori incantati, lievi speranze celate e un raggio di sole al tramonto. Cioè, voglio dire, è fantastica questa poesia, cioè, mi ha fatto pensare moltissimo anche a Ungaretti, voglio dire, è un vedere, come dicevi giustamente poc'anzi, un vedere con molta attenzione, con molta circospezione, perché Daniela è comunque una donna che ha un senso positivo della vita, ecco. Nonostante tutto, Daniela è una roccia, questo lo diciamo, è figlia della maglia, l'ho già detto, ma in ogni caso, ecco, è protendersi verso il futuro, positivizzando, se mi lasciate esprimere e usare questa parola che magari è bruttissima, cioè facendo fruttare quella che è la positività dell'attualità, dell'attuale, del presente, con riferimento a ciò che di prezioso il passato ha per lei. Almeno io l'ho vista un po' così, ed è quel sole che al tramonto è l'ultimo saluto. Però lì sì, è giusto, e lì c'è anche, ecco, l'intendere la poesia come in questo, ma molti di voi appunto si riconosceranno, come la poesia è davvero un elemento salvifico per noi. L'idea della poesia, l'idea anche del corteggiare il bello, perché quando io ho detto il sole, quel canto del sole al tramonto, effettivamente lì sono andata un pochettino a corteggiare la parola, a corteggiare le parole e a trovare le parole belle, perché l'idea del bello che ci salva insieme alla poesia. Come possiamo noi reagire di fronte a quelle che sono le brutture della vita? Possiamo reagire con la ricerca del bello, perché il bello ci salva, se ci riflettete, una bella parola, una frase bella, un bel evento, una bella atmosfera ci salva, così come ci salva la poesia. Quindi sono sempre più convinta nella mia ricerca poetica della realtà della frase che il bello ci salva, e che dobbiamo perseguire il bello per salvarci. Quindi perseguire il bello, perseguire la poesia. Vedo Ubaldo che dice di sì, Ubaldo, tu sei poeta navigato e sai cosa sto dicendo. Cioè, ma molti di voi, Elena, tutti quanti voi, Marco, non voglio nominarvi perché poi può succedere che di me, ma tutti voi, perché vi conosco e conosco come scrivete, siete davvero la stessa Lucia, siete davvero bravi anche voi a esprimere le emozioni. Tali. Io cerco sempre di più di perseguire questa idea del tempo. Allora, io te l'ho fatta nel 2014 quando ti ho presentato alla Donna Festival, la giunta del tempo. E ti faccio la stessa domanda dell'epoca, vediamo un attimo se sei ancora, diciamo, ancora con la risposta che è. Appunto, l'hai anticipato un po', hai citato quello che è il titolo di una poesia celeberrima di Walt Whitman, che è un poeta americano fantastico, famosissimo, ultra nominato, citato, che è La poesia salverà il mondo. Io all'epoca ti ho fatto questa precisa domanda e te la rifaccio, vediamo che cosa è successo nel frattempo. Davvero la poesia potrà salvare il mondo e noi con lui, o quantomeno potrà renderci più felici? Quindi questa idea salvifica della poesia, ci credi ancora? Sì, sì, infatti vedi, prima ti avevo in effetti risposto, io ci credo e la perseguo, cioè perché credo che la poesia davvero sia un mezzo che ci aiuti ad affrontare la vita, a vivere,
e quindi ci salva in un certo senso da quella che è, io dico sempre, la cultura che molte volte il mondo ci offre, da quelli che sono, come dire, quei momenti anche di pesantezza del vivere che ci possiamo trovare a vivere. E la poesia è un rifugio, è il porto sicuro, è il luogo dove andare quando ci sono cose che non ci piacciono, quando ci sono cose che non ci fanno sentire in armonia. Ecco, la poesia ci fa appunto sentire in armonia. E poi di fronte, poi c'è, ognuno ha un modo di reagire. Per esempio, io mi sento molto vicina in questo a Eugenio Montale e a quella che lui chiamava la divina indifferenza. Allora, come comportarsi di fronte a quello che può essere appunto questa cultura, questa pesantezza del vivere? Rispondere con la divina indifferenza, cioè fare finta che ciò che è negativo non ci tocchi, essere indifferente alla corte del dolore. E credo che questo sia, ecco, un buon antidoto. Allora, io ho un'ultima domanda e poi magari passiamo la parola al pubblico se c'è qualcuno che vuole fare un intervento. E torniamo all'origine, facciamo un piccolo passo indietro, ma piccolissimo. Tu hai citato tanti poesie importanti, questo poeta importante, io te ne citerò un altro. E ciò che questo poeta, l'idea di poesia che ha questo poeta, che è Salvatore Quasimodo. Quasimodo diceva: la poesia è una rivelazione di un sentimento che il poeta crede sia personale e interiore, che il lettore riconosce come proprio. Quindi, come credi? Cioè, sei d'accordo con quello che Quasimodo qui, per il mio tramite, questa fugacissima citazione, ha detto? Al contrario, oppure pensi diversamente che la poesia sia azione creativa individuale, quindi non soggetta a nessun tipo di interpretazione da parte di terzi? Quindi un fatto solipsistico, se potremmo dire no, così. No, ma credo che anche per voi. Allora, la poesia è quando la cosa più bella che può accadere secondo me a un poeta è quando sente qualcun altro che dice: in questo che tu hai scritto io mi ci sono ritrovata. Allora lì veramente penso che la missione del poeta si sia espletata, perché è quello, cioè noi quando scriviamo una cosa, un pensiero, un sentimento, noi lo offriamo, ma è il pensiero che condividiamo con gli altri. Quindi quando qualcuno in quel pensiero, in quell'emozione, in quella riflessione si ritrova, davvero noi abbiamo effettuato una missione. Io penso che la vera poesia sia anche questa, cioè è quando riusciamo a fare il nostro pensiero e il pensiero di tutti. E poi la poesia dei grandi poeti. Poi pensate quando leggiamo, appunto io amo Leopardi, immaginate quando leggiamo una poesia di Leopardi, ci ritroviamo in quello che lui scrive, ci ritroviamo in quelle cose e le facciamo nostre, le sentiamo nostre a distanza di anni, perché quella è una vera poesia. Ecco, in questo io credo che non esistono poesie che sono. Sì, sono d'accordo decisamente con te, perché la cosa bella, ecco, io sono più una prosatrice che una poetessa, però ecco, ne abbiamo parlato tante volte, giusto Daniela? E la cosa meravigliosa, il miracolo che si compie è quando il lettore si incontra a metà strada con l'autore. E quindi nonostante a volte qualche poeta, non so, vabbè, la poesia almeno la intende come penso sia giusto che la voglia intendere, magari scelga di rifugiarsi in una torre eburnea, insomma, distaccandosi nettamente da quella che è l'umanità dolente. Scusate, sono ironica in questo. Io invece sento di condividere con te questo principio. Tu, cioè, ci si incontra, cioè, tu lo puoi anche fare, il poeta può anche rinchiudersi in una torre eburnea, però dopo quello che scrive, se è autentico, deve essere compreso la poesia è universale, quello che noi diciamo è ci appartiene, cioè appartiene a me, appartiene a voi, così quello che scrivete voi appartiene a me. Io ho questa idea molto, molto universale, molto collegiale. Come una parola, ecco, inclusiva potremmo dire, la poesia come un elemento inclusivo, insomma, aperto agli altri. Allora, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ha qualche curiosità, vuol dire qualcosa? Eccola, grazie. Me l'avete innestata. Lo sapevo.
Era intanto una grande poetessa, anche lei raffinata. Sì, proprio il discorso che si stava facendo qui mi sento di raccogliere. Ho sentito questa cima che Daniela ha mandato, perché davvero il poeta è un marinaio, è un navigante e le cime sono lì. Il lettore, in questo momento noi che abbiamo avuto la fortuna di ascoltarti, questo diciamo cenacolo, perché è un momento così davvero di mensa, di condivisione. È stato molto bello ricevere, ma ricevere anche non solo il poeta, non solo questa poesia che lei ci ha illustrato e anche Lucia nel modo in cui abbiamo sentito, ma è la voce di donna. Ed è stato così, mi ha toccata, mi ha profondamente coinvolta. Se posso... Leggine una cosa. Sì, ce l'ho proprio lì e mi è venuta incontro. Io non l'ho cercata. Poi mi dici tu che giorno o che mese è questo. Il canto del silenzio. Ma adesso che si acquieta il fruscio degli accidenti e il cammino tra le pietre lungo il giorno, riconosco questo canto del silenzio, la carezza ormai del sonno che mi sfiora. Me ne sto così, per caso, appoggiata come un fiore senza stelo, come un'ombra alla parete. Grazie. Grazie mille Elena, grazie mille Elena. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Marco. Beh, Marco per me è non solo un poeta validissimo, e glielo dico sempre, e non lo dico adesso solo davanti a loro, ma Marco tu sai quanto io ti stimo e quando penso che tu scriva poesia vera. Poi con Marco c'è, se posso dirlo, questo rapporto proprio di affetto. Perché, lo posso dire? Certo. Perché il suo papà è stato il professore universitario, sono stata sua assistente per 9 anni, Marcello De Giovanni è stato il mio maestro, e Marcello De Giovanni non c'è più, però quando non c'è stato più il mio professore ho conosciuto Marco. Dopo un po', e secondo me questo non è casuale, questa cosa, è un continuo. E sento che davvero in questa amicizia che è nata, in questo affetto, davvero c'è ancora un po' la presenza del mio professore. Quindi Marco, grazie. Grazie a te Daniela per questo bel libro e per queste liriche che ci doni. Anche a me sembra che la poesia e il canto del silenzio rappresenti un punto di svolta nell'ambito dell'intera raccolta. E io volevo concentrare l'attenzione sugli ultimi due versi. Questa, Marco? Sì. Che pagina era? Pagina 36 per chi ha il libro. Anzi, tre versi. Me ne sto così, per caso, appoggiata come un fiore senza stelo, come un'ombra alla parete. E vorrei chiederti a questo proposito, il canto del silenzio, cioè l'essere anche un fiore senza stelo o un'ombra alla parete, sono elementi che ti rendono più forte o più vulnerabile? Più vulnerabile, perché queste poi sono tutte poesie che sono nate in un momento preciso della giornata, ovvero la sera, non la notte, la sera, all'incunire, quando uno raccoglie un po' tutti i pensieri, tutto quello che ha fatto nel giorno, tira un po' le somme, no? Perché anche noi facciamo così, quando chiudiamo le imposte di casa, no? Diciamo adesso sta facendo notte e chiudiamo, è come se noi ci mettiamo dentro un guscio, facciamo un po' il resoconto di quello che è stata la giornata. E però è anche in quel momento della sera, secondo me, che noi ci sentiamo un pochettino più deboli, un po' più vulnerabili,
Ed ecco perché mi era venuto di scrivere come un fiore senza stelo, perché il fiore senza stelo non lo puoi appoggiare. Però dopo... Scusa se ti interrompo, però la raccolta in sé, il libro, la pubblicazione, rappresenta un atto di forza che comunque si fa. Sì. In effetti lo dicevo proprio oggi, mentre parlavo sempre con Angela, facciamo un resoconto sulla poesia. È un atto di forza, io ho usato addirittura anche la parola violenza. E lo fai, Marco, perché a un certo momento, non perché vuoi fare vedere che tu hai scritto delle poesie, ma lo fai perché pensi che, come ho detto prima, queste cose che tu hai scritto possano, se salvano te, possono salvare anche gli altri, cioè possono far del bene anche agli altri. Così come può fare del bene a noi leggere una poesia, non la mia, una poesia di un classico, di un contemporaneo. Quindi è anche un voler offrire un po' quelli che sono i nostri appigli alla vita, vorrei offrire agli altri, però è un momento, cioè se lo si fa lo si fa, se poi tu ci rifletti non lo fai più. Infatti dicevo che probabilmente non scriverò per il momento poesie perché mi costa molta fatica ed è quasi una violenza ogni volta che poi li devo offrire, perché un po' mettermi a nudo, un po' la stessa vergogna quando, che si prova quando uno deve spogliarsi di fronte a un altro. Per me è così. Benissimo, noi vi ringraziamo tantissimo, grazie per la presentazione, e ringraziamo Daniela con il suo un anno e più giorni da Bruno Carpi, 2019. Grazie a tutti, grazie di tutto.